Questo concerto lo si è voluto dedicare a Melissa Bassi. Scriverlo su un manifesto e dichiararlo non basta. Non servire a niente, può sembrare retorico. È soltanto un invito e una provocazione affinché ognuno di noi, nelle sue occupazioni quotidiane, può impegnarsi affinché possiamo insieme costruire una società in cui nessuno più si debba trovare ad essere vittima di follie. Francesca non ha mai chiesto di più, chi sta sbagliando son certa sei tu. Francesca non ha mai chiesto di più, perché... Amiche ed amici di montedeprocida.com, buonasera, siamo qui proprio fuori dal comune di Monte di Procida, nel municipio di Via Panoramica, serata particolare, una serata fuori dal comune e ce lo spiegherà il professor Aquilone. Siamo qui per il concerto di primavera dell'ensemble, ormai un'istituzione di Monte di Procida. Sì. Progetto nato tanti anni fa, che nove anni fa, che va avanti con forza, con vigore e soprattutto con l'entusiasmo dei ragazzi. L'anno scorso, se non erro, la location era acqua morta, sì. Quest'anno invece questa location ancora più particolare, come mai questa scelta? La scelta, diciamo che è stata casuale e dobbiamo dire che non è stata nemmeno nostra. La scelta è stata fatta dal comandante dei vigili urbani, il comandante Ugo Mancino, che così, uscendo fuori dal comune, si è reso conto che effettivamente c'era questa terrazza che poteva essere utile a quelle che sono un po' le nostre esigenze, perché noi non abbiamo bisogno del palco ma abbiamo bisogno di una pedana. Poi, osservandola bene, ci siamo resi conto che effettivamente oggi ne siamo contentissimi di aver fatta questa scelta. In effetti dall'esterno una pedana del tutto naturale con un panorama assolutamente suggestivo. Staffiato, direi, no? Merito vostro sicuramente invece lavorare negli anni con questi ragazzi. Qual è l'approccio, qual è l'entusiasmo che i ragazzi riversano in questo ensemble? Beh, sicuramente la chiave magica è la musica, e questo ormai lo sanno tutti. Però insomma, certamente da parte nostra cerchiamo di essere attenti nei confronti dei ragazzi, perché i ragazzi sentono, avvertono le emozioni, avvertono se effettivamente uno ci tiene per loro, a volte anche nelle piccole cose. Siamo contenti perché al nostro nono anno siamo riusciti ad ottenere effettivamente un bel gruppo sostanzioso. Però ci tengo a dire una cosa, questo fosse il primo anno che i ragazzi stasera dimostreranno, sono certo, di aver raggiunto un livello maggiore. Vi renderete conto di questa cosa anche dalla scelta del programma che abbiamo fatto. Concordavo con le tue parole perché ricordo che in un'intervista al magistrato Cantone lui mi diceva off record fuori dai microfoni, diceva: guarda, i ragazzi subito si rendono conto se tu davvero credi in quello che fai, credi in quello che dici. Sì, no, ma è così, i ragazzi hanno una sensibilità a parte e ripeto, a volte te ne accorgi dalle piccole cose, perché ti vengono vicino, ti come stai, come non stai, insomma sono quelle cose che tu o se hai la chiave, perché ogni ragazzo ha una sua chiave d'ingresso, è difficile proprio questo. Poi d'altro canto fa parte del nostro mestiere, insomma, e quindi, e poi devo dire la sincera verità, a volte lavorare con loro ci entusiasma a tal punto che diventiamo anche noi un po' ragazzi, più ragazzini. Grazie.
Siamo con la professoressa Rita Schiano. Allora, parlavamo off record, come si suol dire, del progetto dell'ensemble. Tu, meglio probabilmente di chiunque altro, puoi descriverlo agli utenti di montediprocita.com. Sì, ne ho seguito la nascita, credo nel 2004, amministrazione Pippo Coppola. L'intento era quello di devolvere dei soldi alla scuola, però anziché così lasciarli non legati a un progetto, si pensò a un'idea che potesse essere nel tempo stabile, e così è stato, perché nel tempo le amministrazioni anche che si sono succedute hanno ritenuto valido il progetto, quindi da allora ogni anno le varie amministrazioni sovvenzionano parte del progetto, quindi è una, diciamo, un felice matrimonio tra scuola e comune. E poi penso che sia un progetto che ha legato tante persone, tu avrai lavorato con diversi colleghi. Allora, all'inizio i colleghi non erano i miei colleghi attuali, che però sono ormai diventati stabili, sono i miei colleghi Aquilone Michele e della Ragione Anna, perché ci dividiamo secondo le competenze, sono tanti gli strumenti, quindi ognuno segue una parte dell'ensemble. E quindi siamo in tre, e poi c'è la collaborazione del batterista Antonio Barba. E quanti strumenti abbiamo nell'ensemble? È difficile portare il conto, diciamo che c'è una sezione ritmica, ci sono chitarre di vario tipo, l'ultima arrivata anche in termini di sovvenzione è una splendida chitarra elettrica suonata da Antonio Brondoloni, che è un po' l'anziano del gruppo, perché di anziani ne abbiamo, i miei stessi figli che lavorano qui con me hanno 19 e 20 anni, ma sono degli affezionati. E quindi, diciamo, abbiamo le chitarre acustica, classica, elettrica, poi abbiamo i fiati, i clarinetti, mi bemolle, in si bemolle, i sax che sono contralto e soprano, trombe, e poi la batteria, la sezione ritmica. Cosa significa per te, insegnante di musica, da sempre nel campo delle bande musicali, dirigere questi ragazzi? È una grande emozione, non esagero nel dire emozione, perché in realtà loro vivono per l'ensemble, veramente si spendono tantissimo, anche se magari dall'esterno non si intuisce, ma c'è dietro un grande lavoro che dura mesi prima di arrivare qui all'allestimento, al momento piacevole della serata. Noi siamo partiti a febbraio in realtà, quindi c'è un lavoro grande che richiede divertimento sì, ma anche tanto sacrificio, non è solo divertimento. Ti posso garantire che per la bravura che ogni volta mostrate al pubblico si capisce tutto il lavoro che c'è dietro. Grazie e in bocca al lupo per la serata. Familiari. Caro Giuseppe, buonasera. Allora, siamo qui per il concerto dell'ensemble, concerto di primavera. Ci spieghi un po' la serata? Sì, innanzitutto già lo scenario ci dirà qualcosa di quello che è il contenuto, ma sullo scenario non mi voglio soffermare perché le immagini parlano molto meglio di quanto io possa fare a voce. E questa sera i ragazzi dell'ensemble, che insomma questo concerto è un'istituzione Natale Primavera, ci allieteranno con una tematica particolare, che quest'anno è quella della musica leggera, i grandi successi della musica leggera italiana. Quindi si farà un percorso attraverso i vari anni, dagli anni 60, 70, 80, fino a giungere ai giorni nostri, e quindi si conoscerà
si ripercorrerà la storia d'Italia attraverso questi grandi cantanti hanno attuato, quindi ascolteremo brani. Allora, dicevamo, musica leggera dagli anni 60 ad oggi. Così, due nomi per gli anni 60. Un nome. O meglio, li potrei fare anche due, però per dire è tutto dedicato a un personaggio che è Battiato. No, ho sbagliato, non è Battiato. Indovinate un po' chi è. Battistini non è neanche Battistini, non è neanche vi dico il primo? Sì. Mogol e Battisti. Mogol e Battisti, ho fatto due nomi. Anni 60, invece giorni nostri? Giorni nostri abbiamo Gianna Nannini, voce femminile. Cavolo. E per diciamo invece la sfera maschile, Lorenzo Giovanotti. Lorenzo Giovanotti e poi tra anni 60 e giorni d'oggi, anni 60 e giorni nostri, un omaggio con tre brani dedicati tutti a un grande artista napoletano che ha fatto anche la storia della musica italiana, Pino Daniele. E allora noi, io e Paco, ci accomoderemo di là e ci godremo tutto questo bel concerto. In ultima chicca, i ragazzi faranno anche un omaggio a Lucio Dalla. Perfetto, grazie caro Giuseppe, grazie. In bocca al lupo per la serata. Crepi il lupo, crepi, attenti al lupo. È giusto. 4 e mezzo.